a questo talk di approfondimento sulla mostra dedicata a Hidetoshi Nagasawa che Dittica ha inaugurato lo scorso 4 aprile e che sarà in corso fino al prossimo 20 luglio. Una mostra che ha avuto diverse sedi espositive oltre a building, anche Galleria Moscetta Vigna e Casa degli Artisti, nello studio che è stato l'atelier dell'artista per moltissimi anni. Oggi abbiamo voluto organizzare un altro talk di approfondimento sulla figura dell'artista, intitolato Hidetoshi Nagasawa tra Oriente e Occidente, proprio a volersi concentrare sulla sua pratica di sintesi tra la cultura orientale e quella occidentale. E oggi interverranno il curatore della mostra, Giorgio Verzotti, curatore e critico indipendente che è stato anche curatore presso il Marchi di Rovereto e il Castello di Rivoli, il professore Bruno Corà, storico e critico dell'arte, nonché presidente della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, il professor Aldo Iori, docente anche di storia dell'arte e autore di numerose pubblicazioni dedicate ad artisti italiani e internazionali, e il professor Marcello Ghilardi, docente di estetica e filosofia o interculturali presso l'Università di Padova, che approfondirà il discorso sull'artista da un punto di vista più filosofico, quindi approfondendo una serie di concetti tipici della cultura orientale giapponese. Ringrazio tutti i relatori per essere qui e tutti voi, vi auguro un buon proseguimento. Grazie. Eccoci, mi sentite? C'è bisogno del... Dunque, innanzitutto confermo una cosa che abbiamo già detto alla Casa degli Artisti: io sono qui come moderatore, perché tra tutte le persone che vedete qui, quello che conosce meno l'opera di Hidetoshi Nagasawa sono proprio io, sia Bruno Corà e Aldo Iori si sono già occupati approfonditamente di questo grande artista e qui hanno sicuramente più cose da dire di quanto ne abbia io. E il professor Ghilardi è stato invitato a questa occasione, a questo consesso, perché magari attraverso di lui, che è un esperto, riusciamo ad avvicinare meglio, a capire meglio i concetti che Nagasawa ha sempre espresso nel proprio lavoro come contributo che lui portava alla nostra cultura a partire dalla sua cultura originale, orientale, giapponese, eccetera. Io, come dicevo l'altra volta, Nagasawa l'ho conosciuto solo da ultimo, nel 2015, e quando ho cosa l'ho già detta, ma ci tengo a sottolinearla, quando mi sono occupato del suo lavoro, a partire da una mostra che abbiamo fatto anni fa a Torino e poi portata a Londra, una mostra collettiva dedicata alla scultura italiana da Melotti fino all'Istituto Giovane, estrema sintesi e un'idea, che era quella dell'equilibrio. Ovviamente Nagasawa doveva esserci, perché se c'è stato un maestro dell'equilibrio tra le cose, della scultura che sta in equilibrio senza bisogno di connessioni definitive, eccetera, è stato proprio lui, ma soprattutto sono stati gli artisti più giovani che mi hanno detto in questa rassegna, se il tema è questo qui, Nagasawa non può mancare perché è il nostro maestro, è stato uno dei nostri maestri dichiarati e riconosciuti. Quando faccio queste cose io chiedo sempre agli artisti più giovani qual è la sua genealogia, cioè da dove viene fuori, e ogni volta cerco di ricreare questa storia, appunto, che non è la storia dell'arte ma è una genealogia possibile, dove comunque sia Nagasawa c'era, e c'era con un ruolo molto importante, indicazioni alle generazioni più giovani. E poi appunto c'è stata, in collaborazione con l'archivio Nagasawa, c'è stata questa mostra, questa sintetica retrospettiva che credo, sia pure nei limiti
peraltro non esigui dello spazio, riesce a dare un'idea complessiva del suo lavoro. E dico un'altra cosa che ho già ripetuto, la città di Milano ha omaggiato Nagasawa con una grande, bellissima mostra al PAC del 1982 e poi basta. Per cui il nostro impegno è stato anche quello di riprendere un discorso, rimettere in questione il lascito di un artista così importante, che però per un po' di anni è stato un po', non dico marginalizzato, ma certamente non ha ricevuto l'attenzione che meritava. Io per primo, appunto, che si diceva prima, sei in Milano dove sei vissuto fino adesso. Vabbè, comunque. Io direi di cominciare con Bruno Corallo, che appunto, a differenza di me, di Nagasawa si è occupato più volte. E direi proprio come ci siamo incontrati quando ho fatto il libro su MERS, la domanda più banale. Parlo. Dai, cioè, come, qual è stato il tuo primo impatto con Nagasawa? Non mi ricordo perché ce ne sono stati numerosi nel tempo, quindi si sono anche sovrapposti. No, forse è stato quando lui è venuto a Roma, alla Galleria dell'Attico, quindi stiamo parlando del 72, forse in quel momento. Ha cominciato a fare il lavoro scultoreo propriamente detto. Forse in quel momento, sì. Anzi, certamente, anche perché adesso qui evocavo alcuni suoi lavori che appunto erano in quella mostra. E appunto ricordo che ero presente, l'ho visitata, quella mostra l'avevo incontrata lui, c'era anche lui. Mi avevano molto impressionato, adesso però interrompo perché c'è un sacco di gente amica e io la devo salutare. Sì. Ringrazio, anzi, siete venuti tutti qua stasera per ricordare che fosse chi è stato e chi è il suo lavoro in Tetoshi, Nagasawa, e salutiamo tutti gli amici che sono presenti, veramente. Riprendo il filo del discorso, e quindi quella lì credo fosse la prima circostanza di un incontro fisico. Non avevo visto mai le sue opere davvero, sono anche riprodotte forse all'epoca solo su, forse su Data, qualcosa era uscito, sì. E io poi ero stato anche così giovane collaboratore di Data con Trini, quindi forse ero lì anche per trasmettere qualche notizia dell'evento, e quindi forse quello è stato il momento, diciamo, dell'incontro proprio con lui. Io stasera ho preparato un contributo, diciamo, di cui darò lettura, magari anche così discorsivamente, però seguo appunto una traccia, ed è qui, cioè io, dato che ritengo, non dico inutile, ma insomma, forse non, quasi superfluo descrivere, diciamo, le opere che sono in mostra, questa mostra, perché le possiamo guardare, sono sotto i nostri occhi, quindi l'esercizio della descrizione salta, non serve. Si può fare quando le opere sono assenti oppure uno le rammemora. E quindi ho pensato a un contributo che si basasse soprattutto, in un primo tempo, diciamo, sul pensiero di Hidetoshi, sulle sue idee, no? Che erano molto importanti alla fine della creazione, e sulle affermazioni, diciamo, che lui ha fatto nel tempo. E cerco qui ora di portarne alcune con una certa precisione.
questo in un primo tempo. In un secondo tempo mi è stato chiesto poi di dare un piccolo contributo scritto al catalogo, questo probabilmente lo desumerò anche da questa conversazione in parte. Piccolo, un contributo. Contributo, diciamo, quello che sarà, anche perché... Robusto per il catalogo. Sì, no, vabbè, anche perché, diciamo, stasera stessa rievoco alcuni aspetti che io ho già affrontato in altri momenti, diciamo, così come l'ho fatto anche Aldo, probabilmente il professore è qui con noi. E quindi in un secondo momento poi, diciamo, a compendio anche di questa serata, questo contributo futuro fa parte un po' della, diciamo, di questo giorno in memoria sulla sua opera, sul suo lavoro. Ecco, io penso che Nagasawa, come i maestri Zen, amava esprimersi proprio e fornire indicazioni, siccome giungessero un po' a lui le idee, lo faceva mediante degli apologhi brevi, come delle favole allegoriche, come dei racconti poetici, che avevano però un intento pedagogico. E io stesso spesso l'ho ascoltato, sia durante alcuni viaggi che abbiamo compiuto insieme, anche in Giappone, ma anche durante la preparazione delle mostre che abbiamo, a cui io fortunatamente, diciamo, ho partecipato e ho condiviso con Rioma, che ho visto prima qua, che saluto, ma non sono... Sei là, ciao. Controluce, ma c'è. Con Rioma, condiviso con Rioma, con Chimico, naturalmente con i Detoshi, oppure qualche volta con Aldo Iori, e ho sentito che narrava appunto queste brevi storie, sempre molto illuminanti, molto importanti. E le sue idee, che sono appunto, come dicevo prima, uno dei fondamenti essenziali della sua arte, le idee, senza le quali sin dagli esordi non avrebbe potuto creare tutte le opere che ha realizzato. E queste idee ci sono proprio state trasmesse attraverso questi racconti, oppure anche attraverso alcune conversazioni che abbiamo avuto, oppure anche attraverso delle interviste che il Detoshi ha rilasciato anche con una certa frequenza a delle persone con cui aveva, diciamo, condivisione di vita, prima fra tutte, certamente, qui voglio ricordare Iole De Sanna, che è stata una collega che ci ha preceduto in questo percorso. E quindi ne sono venuti fuori, da queste conversazioni, da questi racconti, degli statement, delle affermazioni che sono... diciamo, hanno un loro carattere sia poetico sia ideologico, in qualche modo, della sua poeticità, ecco. Vediamo intanto così di affrontare alcuni aspetti di fondo delle sue idee. Il primo argomento, no, che vorrei porre alla riflessione, che riguarda proprio l'obiettivo del suo lavoro. A questo proposito Nagasawa ha dichiarato che l'obiettivo del suo lavoro consiste in questo, vi leggo le sue parole: nel cercare uno spazio di tensione all'interno degli oggetti dove l'intelligenza non è sufficiente. Per questo è necessario usare anche l'intuizione, che riconduce a una dimensione antica e totale, ormai dimenticata. Queste sono le sue parole. E quindi egli, a seguito di questa sua affermazione, riteneva, diciamo, che ogni espressione, anche seppur logica, esauriente e perfino quasi, diciamo, scientifico-matematica, per lui era sempre una espressione limitata, perché mancava sempre qualcosa a questa espressione,
e forse mancava il seme, diciamo così, dell'intuizione. Infatti lui, quando fa l'affermazione che gli ho letto, racconta uno di questi brevi apologi, o apologhi, 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 apologi sono apologetici, e racconta di un bambino che disegnava su un foglio di carta. Il maestro lo guardava e eseguiva questo foglio di carta, e poi a un certo punto il bambino esce dal foglio di carta e continua a disegnare sul banco. Allora il maestro gli dice: ma scusa, perché disegni sul banco? Poi quello lì lo perdi, non lo puoi avere con te. Disegno sì, perché è sulla carta, ma quello poi si perde. E il bambino gli risponde che per lui è uguale che se si perde, perché a lui interessa il disegno. E allora questo, diciamo, ci fa capire come non è sufficiente l'intelligenza anche del maestro, no? È necessario qualcosa in più da parte di uno che appunto voleva insegnare a un bambino a disegnare. Quasi a corollario di questa sua concezione che vi ho detto, egli ha anche affermato queste parole: io credo che esista un modo di conoscere, ma non certo quello di cercare il fiore nel tronco dell'albero. E anche questa è un'espressione molto eloquente, perché si sa che il fiore nasce, diciamo, su un ramo, non nasce nel tronco dell'albero, e quindi è molto importante il ramo. E tanto che lui a questo ramo a un certo punto dedica perfino un'opera bellissima, con un grande baccello dorato, magnifico, esaltando, diciamo, la dimensione di un minuscolo baccello, facendolo diventare una cosa impressionante. E, insomma, con questo apologo Nagasawa giungeva alla conclusione, a questa conclusione: noi non troviamo quello che cerchiamo, per le parole sue, non perché troppo nascosto, ma perché troppo evidente. Troppo evidente. È interessante, perché la stessa cosa pensava anche il poeta, scrittore Edgar Allan Poe, quando lui scrive La lettera rubata. Dimostra che questa lettera non veniva trovata perché era troppo in evidenza, era sul tavolo dove tutti passavano, il commissario, lui, eccetera eccetera. Questa lettera rubata era sotto gli occhi di tutti, e perciò troppo evidente da potersi osservare e scoprire. Ecco, nella riflessione compiuta più volte sulla propria storia, sulla propria origine, sul suo paese, il Giappone, Nagasawa si è espresso con chiarezza, ha detto: io sono giapponese, però è importante per me la conoscenza di altre culture. E questo è molto importante, molto significativo per quello che verrà dopo. Molti di noi hanno sottolineato nelle proprie riflessioni, nei saggi critici che hanno accompagnato il suo lavoro, che Nagasawa è stato l'artista che ha vissuto ed ha espresso nella sua arte sia la cultura orientale sia quella occidentale, riuscendo a attraversare la proprietà e i caratteri dell'una nell'altra e viceversa. È interessante a questo proposito ricordare quanto egli ha scritto in riferimento all'appartenenza proprio culturale sua. Dice: credo che ci sarebbero state più possibilità di perdere le radici se fossi rimasto in Giappone, perché non c'era forte il bisogno di pensare di non perderle. Invece fuori, leva l'Italia, devo continuamente stare attento a non perdere le radici, perché sarebbe stato come morire. Vivo qui e mi interessa la conoscenza della cultura latina per cercare punti in comune. Questo è un altro aspetto molto importante della sua poetica.
Egli infatti aveva in altre occasioni osservato che nella cultura latina c'era qualcosa di comune con la cultura giapponese, come lo stesso modo esistenziale di vivere il presente. Il medesimo concetto che Ovidio nelle Odi mette quando dice carpe diem, prendi il giorno, prendi l'attimo, prendi il momento, prendi il presente. In ordine al suo pensiero e alla sua concezione e al senso della sua scultura, Nagasawa ha narrato più apologhi, tra cui voglio ricordare ancora quello suggestivo che reca il nome di Idari Jingoro. È un personaggio, nome e cognome. È la storia di un giovane povero ma dotato artisticamente, e nel suo girovagare, nel suo pellegrinare, giunge in un paesino dove la massima preoccupazione in quei giorni era che doveva arrivare l'imperatore, doveva passare l'imperatore, c'era una visita dell'imperatore, quindi dovevano accoglierlo infiorando le strade, le case, in qualche modo addobbando l'intero paese. Ma era inverno, i fiori non si trovavano da nessuna parte, e allora erano molto in angoscia gli abitanti. Allora Jingoro si propone, dice: no, ma non vi preoccupate, è inutile andare a prendere i fiori al sud, non ci sarebbe il tempo, lo faccio, mi organizzo io, ve lo risolvo io questo problema. E chiede delle canne di bambù che gli vengono subito, per carità, consegnate anche in grande quantità, e lui si mette in disparte e comincia a lavorare queste canne di bambù. Ma ben presto arriva il giorno della visita, e la mattina, durante la mattinata doveva arrivare l'imperatore, non c'era ancora nulla. La gente preoccupatissima si rivolge a Jingoro e dice: ma ci hai detto che tu avresti fatto questo lavoro, ma dove stanno questi fiori? Non ci sono. E lui dice: no, adesso qui collochiamo tutte queste canne, non c'è problema, ma le canne non sono più. Colloca tutte queste canne per le strade, arrivano le fanfare, i suoni, arriva l'imperatore, e da queste canne escono fuori dei fiori pazzeschi, incredibili. Un prodigio proprio, no? Questo è l'apologo. E poi però Nagasawa, diciamo, attacca a questo apologo la sua morale e dice: lo scultore non lavora su ciò che vede, ma su ciò che deve accadere. E quindi Jingoro ha fatto quello che doveva fare da scultore, ha fatto accadere quello che aveva pensato. Dopo il leggendario viaggio di Hitoshi Nagasawa dal Giappone, sapete, lui ha fatto un viaggio leggendario, non mi intratterrò su questo, probabilmente ne parleranno i colleghi qui ampiamente. Comunque è stato un viaggio molto lungo, in bicicletta, che è durato circa un anno e mezzo, insomma, dal Giappone fino attraverso molti paesi, decine di paesi, correndo rischi inenarrabili che appunto non sto qui adesso a raccontare, ma rischi anche per la propria vita, rischi molto, molto gravi. Non si può immaginare, fino ad arrivare in Italia. L'ultimo rischio l'ha corso qua, a Milano, quando è arrivato. Prima di arrivare si era soffermato a Istanbul, nel Bosforo, aveva ascoltato una strana musica che gli avevano detto sì, è una musica che viene dall'Europa. Ah, sì, lui avrebbe dovuto tornare indietro dalla Turchia. Invece dice: allora da dove viene questa musica? La roba di Mozart, credo. Dice: dall'Europa. Allora dice: dov'è l'Europa? E di là. Allora ha continuato il viaggio, è arrivato fino a Milano, per andare poi in Austria, poi per continuare. Invece cosa è successo? A Milano ha dormito intorno al Castello Sforzesco, c'è un vallo, come si dice, no? Il varco, come si chiama? Fossato, senza acqua adesso, mi pare. Messo a dormire lì con la bicicletta, si è svegliato senza, perché all'epoca, nonostante avessero già fatto il film di Vittorio De Sica nel 1947,
ladri di biciclette, ma la bicicletta gliel'hanno rubata uguale, anche se eravamo nel 67 a Milano. A Milano, vent'anni dopo. Ma sono una bicicletta giapponese. Comunque lui è rimasto da quel momento qui e ha invitato la sua consorte, Chimico, a venire qui, e poi qui sono nati Rioma e la sorella. Bene, qui ha iniziato il suo vero tirocinio artistico. Non che prima Nagasawa non avesse rudimenti e nozioni, Nagasawa era già laureato in architettura, aveva insomma esercitato la sua capacità in tanti modi, ma qui in Italia è iniziato un vero tirocinio più serrato, diciamo, e qui adesso di questo anche parleremo, insomma, per cui qui, diciamo, è avvenuto questo scambio di portare la sua cultura giapponese ai suoi colleghi, ai suoi amici, a quelli che ha incontrato, che poi dopo nominerò, e da loro ha assorbito, diciamo, quello che il nostro paese poteva offrirgli, più le cose più stimolanti. Quello che io vorrei ribadire in questo momento è che la sua arte è regolata fortemente, subito, da un interesse aperto e autentico per la cultura dei luoghi in cui egli, diciamo, si è recato, ha conosciuto oppure ha scelto di vivere, come in Italia. L'Italia è un paese che ha una centralità, non lo devo ricordare a voi, ma lo dico perché per De Tosci è stata una grande e importante fucina, diciamo, mescolata alle sue origini di pensiero. E lui si accorge, insomma, che qui la tradizione latina ha molti aspetti che somigliano a quelli, appunto, della cultura giapponese, perfino nella musica medievale italiana. Lui individua delle consonanze, delle sonorità che hanno a che fare anche con la musica del Giappone, e forse quell'ascolto così di Mozart, che naturalmente non è medievale ma è molto più tardo, della musica che ha origine in Austria, nella cultura tedesca, lo aveva altrettanto, diciamo, stimolato. La musica per lui è un elemento fondamentale anche nell'opera. Quando però incontra a Sesto San Giovanni i colleghi più anziani, anche se di poco, di lui, ma più anziani, faccio il nome di Enrico Castellani, quantomeno di Mario Nigro, poi naturalmente di Luciano Fabbro e alcuni altri, che avevano l'atelier, diciamo, loro nella periferia, appunto, e gli comprende, poi trovano un posto anche per lui, lo ospitano, lo accolgono, e gli comprende di aver trovato degli interlocutori che lo interessano, con cui poter trascorrere, diciamo, i propri giorni, intrecciando così una feconda esperienza comune. Sapete, qui, ragazzi, dovremmo sintetizzare 50 anni di cammino compiuto da Nagasawa, che peraltro amava viaggiare, camminare, un enorme disegno che non è possibile, diciamo, se non appunto con poche accenni evocare, ecco, diciamo. Tenteremo dunque un'osservazione di carattere sintetico, non è possibile altro. Ma comunque magari metteremo così in evidenza alcuni punti che poi sicuramente i colleghi approfondiranno più di me, insomma. Io ho anche così forse il compito di aprire questa riflessione, fornendo dei dati di prima mano, testimoniali, ma anche, diciamo, di riflessione personale. Quindi allora, se voi come? Vuoi farlo come dialogo? Sì, a tutti e tre. Adesso, diciamo, do l'annuncio di alcuni punti, così loro possono poi anche svilupparli. Sì, per esempio, vorrei dire che gli elementi che mi parlano importanti sono periodo, diciamo, ovviamente, in cui un artista dice io sto nascendo, io nasco così. È sempre un artista che lo decide quando nasce. Non è né la critica, che anche poi arriva sempre tardiva, no? È famoso questo problema, purtroppo ci riguarda.
e lo definisce linguisticamente, lo definisce la propria origine linguisticamente, non diciamo io nasco come diciamo dalla mamma e dal papà, ma lo definisce dal punto di vista linguistico. E quindi mi sembra importante parlare delle opere appunto che stanno tra il 68 e il 71 come cicli di azione appunto ritenuta consapevolmente azione iniziale da Nagasawa stesso. Ecco, questo è un primo ciclo, vado veloce, non leggo niente. Dico solo che queste opere, anche per il pubblico diciamo così, per voi, queste opere, per chi non lo conoscesse, sono sempre presentate come esperienze in vitro, cioè sono quasi sempre didascaliche come opere e sono sempre dentro delle scatole che trasparenti, che possono essere osservabili dall'esterno. Sono come degli étendons, dico dei nomi, Higher Atmosphere, 68, Light, Tendiscarpe, Piramide, eccetera. Vabbè, poi voi. La preoccupazione di Nagasawa in questo momento sembra essere quella che è stata già di alcuni filosofi europei, in particolare quando parliamo del problema della definizione terminologica della filosofia del linguaggio, Wittgenstein si preoccupava di dire che una certa parola non è detto che significasse esattamente quel che gli abbiamo attribuito, perché il problema lessicale rispetto al problema oggettivo è come, diciamo, dal mare ai monti, ecco, ci passa. L'incertezza guidava la riflessione filosofica di Wittgenstein sulla filosofia del linguaggio, e dunque anche per Nagasawa era molto importante, diciamo, definire terminologicamente o quantomeno dal punto di vista, diciamo, lessicale, basilare, quello che lui voleva mostrare, gli esempi del suo lavoro. Idem si potrebbe dire, come fa per un riferimento epocale di quell'epoca, la riflessione che faceva, che ha fatto Foucault quando ha scritto Le parole e le cose, la differenza tra una parola e una cosa, tutta quella riflessione lì ci ha interessato a tutti in quegli anni, naturalmente agli artisti in primis e poi a noi che seguivamo il lavoro, ma erano indagini fondative, diciamo, per cercare di tenerci molto aderenti alla realtà appunto che gli artisti ci proponevano, e per tenersi aderente alla sua realtà la riflessione di Tetoshi era soprattutto fondamentalmente legata ai quattro elementi primari, cioè all'aria, all'acqua, al fuoco e alla terra. Andiamo avanti. Su questo anche Iole ha fatto un gran lavoro, Iole Sanna, rileggiamoci anche le sue pagine. Poi c'è un momento che è interessante perché è come uno zeitgeist, per esempio è quello in cui le opere sembrano quasi che hanno delle somiglianze, per esempio Nagasawa nel 68 fa un buco di 10.000 metri e più tardi di lui Walter De Maria, non è cosa da poco, a Kassel nel 77, dunque 9 anni dopo, questo non toglie niente a Walter De Maria, fa un buco di un chilometro davanti proprio alla Friedrichshafen, fora, io l'ho visto questo buco, fa un buco di un chilometro. Interessante questa sbarra. Sì. Poi inserisce la sbarra. Interrato. Poi. Però prima fa il buco e poi mette la sbarra. E questo è molto, molto simile. Poi dopo si può dire anche che, per esempio, uno o due anni prima, nel 66, Pistoletto fa un lavoro come metro cubo di infinito. Che cosa significa? In tutti questi lavori Non è consentito osservare il foro, perché i 10.000 metri di foro oppure un chilometro non lo vedi, cioè, quindi anche il metro cubo di infinito nasconde l'infinito tra sei superfici specchianti. Questo
per dire, come uno zeitgeist dell'epoca, il problema di esprimersi sul non vedibile, sul non visto, sull'invisibile e così via, no? Questo è un altro contenuto sul quale ci possiamo capire, per esempio. Adesso c'è ampio modo di poterne parlare. Poi anche, per esempio, sono certo che Aldo Iori, me ne parlavi, accennavi nella nostra conversazione di sera telefonica, quando io ho detto tu di cosa parli, io ricordo che per non ripeterci, no? Beh, avevamo già fatto tutto, purtroppo già. Per esempio, quando tu parlerai, perché è qui presente, dell'oro di Ofir, no? Quello è un momento in cui Nagasawa è fondativo lì, perché vuole dire cos'è lo spazio, lo dice in una maniera sintetica, e però in quegli anni appunto poi c'è una riflessione che viene compiuta simultaneamente insieme a Toshi, a Luciano Fabbro, da Iole, con la mostra Aptico, gli anni 75-76 se non erro, a Verbania, Pallanza, dove c'è tutto un lavoro sul concetto di che cosa sia la scultura, cercare di definire l'ente scultura. Ecco, a Roma quando io lo incontro, siamo già appunto credo nel 72 o 73, no, siamo più tardi, scusate, forse ho sbagliato di qualche anno, poi purtroppo qui gli anni sono passati e sono tanti. Nel 75, perché lì ci sono presenti nella mostra dell'Attico tre opere importanti che sono, ne parlerete voi stessi, Piroga, Pastorale e Porta, tutte e tre in legno, e tutte e tre evocano il problema del viaggio, no? La Piroga è il problema del viaggio, il Pastorale è del viandante, no? Diciamo, della viandanza, di chi cammina e aveva un bastone, un pastorale, diciamo. E poi la terza diciamo, opera, la porta, è bisogna attraversarla, quindi c'è sempre un problema di movimentazione, di viaggio, diciamo così. Ecco. Lì si rivelano questi lavori che però sono assolutamente controtendenza, siamo nel pieno dell'arte concettuale. E lì invece proprio c'è ancora l'elaborazione fisica, l'applicazione sulla materia legno, cioè c'è un forte ritorno alla manualità, no? Diciamo, quindi è importante. E in quel momento sono pochi che ritornano a questa manualità così determinata, così importante, perciò io li nomino, c'è certamente Luciano Fabbro, c'è certamente Melani, ma c'è certamente, ancorché concettuale, c'è Agnetti e Ranaldi, e poi ne pesco un altro molto lontano, Bruce Nauman, che invece ha molte agganci, molte attinenze con questi signori che ho nominato. Nagasawa in quel periodo poi realizza molte altre opere scaturite dalle sue idee, appunto, che sono elementi basilari. Minemura, che è il suo esegeta maggiore in Giappone, Minemura parla molto a lungo, e spero che stasera lei ne faccia altrettanto un'evocazione, di questo problema delle idee, no? Come siano alla base dell'elaborazione poi dell'opera. Ecco. Poi c'è un ultimo periodo che a me sembra molto importante, che dà la stura, direi così, a tutto quello che accade nell'opera di De Toschi successivamente, e sono le opere en plein air, all'aria aperta, naturalmente sono i giardini, sono i recinti, sono tutte quelle opere che si basano sulla dimensione di estendibilità fisica. Pensate al lampo, no? Che è una scultura che attraversa molti ambienti partendo praticamente da un nodo fatto intorno a una colonna, diciamo, e attraversa molti ambienti, dunque l'estensività che era al centro delle riflessioni di questo gruppo di amici che ho nominato, no? Luciano, Fabbro,
alcuni altri, c'era Trotta, c'erano anche altri. Sì. E la riflessione, quella di Iole, anche era basata su questa riscoperta, diciamo, del testo che era stato anche ripubblicato di Scultura Lingua Morta di Arturo Martini, laddove egli, dichiarando il proprio fallimento, avendo confuso la statuaria con la scultura, Martini aveva confuso la statuaria con la scultura, alla fine quasi della sua vita, nel 1945, scrive questo testamento straordinario che invito tutti a leggere, dicendo che appunto se ci fosse stato qualcuno che volesse ancora occuparsi di scultura, per lui non era più possibile perché sentiva che aveva i giorni contati, avrebbe dovuto tenere conto di una certa serie di cose e detta una specie di decalogo che è fa parlare la scultura dice fa che io sia questo, si rivolge all'artefice, fa che io sia quest'altro, fa che io sia, a un certo punto parla proprio di questo, fa che sia un'estensione e non un oggetto. E questa cosa apre molto il pensiero dei nostri amici che colgono al volo, dopo aver colto Fontana, dopo aver fatto una riflessione sulla spazialità, su tante cose, è quello che poi, diciamo, feconda ulteriormente, no? La loro indagine, il loro lavoro. E quindi è un momento molto importante dove diciamo, il travaso delle idee circola ampiamente da tutti loro e viene proprio messa come patrimonio comune. Poi rinasce la famosa casa degli artisti, insomma tutte quelle cose che voi forse in questi giorni avete già conosciuto perché avete partecipato a delle iniziative. Io mi fermo qui perché siamo arrivati al punto fatidico, cui bisognerebbe parlare del Manna, di questo credo che caricherà lei, no? Il Manna non è un avversativo, ma è un contenuto di cui adesso. Grazie. Grazie Bruno per questa sintesi che ci chiarisce un po' un po' vignamesca, ma purtroppo essenziali del lavoro di Nagasawa. Adesso, prima di dare la parola al professor Ghilardi, vorrei, visto che si è citato il grande lavoro che ha fatto Iole De Sanna su, in particolare su Nagasawa, quello che lei ha scritto proprio su questi concetti che adesso andiamo affrontare, e cioè principalmente questa idea così difficile da afferrare del vuoto orientale, no? Del vuoto giapponese, ma qui abbiamo avuto nell'arte alcuni sentori grazie al lavoro di Yves Klein e poi anche a quello che diceva Fontana, no? Attraverso i miei buchi c'è un vuoto, ma che è un vuoto di creazione, non è? E Iole ha scritto, a proposito di Nagasawa, nei testi taoisti il vuoto emerge con la necessità di non creare soluzioni di continuità tra gli stati della realtà. Il vuoto è, nello stesso tempo, il generatore dell'universo e anche una presenza che si trova al cuore delle cose. Il vuoto è, citando un filosofo taoista, il luogo dove si opera la trasformazione. Solo identificandosi con esso, attraverso il ritorno alla radice, l'uomo sarà padrone della legge e del mutamento. Mm-hmm. Questo lo diceva Iole De Sanna, parlato, lavorato così a lungo con la Sanna. Grazie anche a chi ci segue a casa, numerosi. Io ringrazio anche il professor Corrà che mi ha preceduto toccando proprio dei punti che mi danno la possibilità di proseguire. Neanche ci fossimo messi d'accordo, probabilmente questa conversazione a più voci sta seguendo una sorta di processo, diciamo, in divenire e con una spontaneità che ci porta già vicino ad alcune delle questioni di fondo che noi incontriamo nell'arte pensata, vissuta, esperita nel mondo giapponese.
Quello che mi propongo in maniera molto rapida è di cercare di dare alcuni aspetti, alcuni riferimenti della cultura tradizionale giapponese che possiamo leggere in filigrana attraverso le opere di Nagasawa, che sono opere da un certo punto di vista con un carattere interculturale, perché appunto non sono soltanto opere di un artista giapponese immerso e radicato nella propria cultura, non sono solo opere chiaramente di un artista italiano, milanese, ma leggiamo un dialogo continuo, leggiamo una tensione come era stata evocata anche poco fa. Un tema, devo dire, che mi ha sempre affascinato è proprio quello del modo in cui uno stile affiora nell'opera di un artista, a partire dalla sua esperienza, dal suo radicamento, che però non è semplicemente assunto come un dato necessitante, ma viene soggettivato. Questa è qualcosa che mostra come l'arte sia sempre vicina in qualche misura, faccia corpo con l'esistenza. Spesso noi leggiamo l'opera a partire da una biografia e in realtà forse è molto interessante anche vedere come una biografia possa essere riletta a partire da un'opera, perché è proprio dall'opera che noi anche riusciamo a soggettivare quello che ci capita nella vita. Io credo che Nagasawa, sono state evocate molte delle questioni fondamentali anche del suo percorso, del suo itinerario esistenziale, il viaggio dal Giappone all'Europa, all'Italia, questi incontri fondamentali con artisti italiani. Io penso che partire da alcuni aspetti della sua, diciamo, della stagione in cui è cresciuto, dei primi incontri che ha avuto appunto con lo studio dell'architettura, con alcuni gruppi artistici giapponesi negli anni 60, ci possono aiutare. Nagasawa Hidetoshi, come dicono in Giappone, prima il cognome, poi il nome. Quando uno studia abbastanza a lungo in Giappone, poi viene in un certo senso condizionato anche da alcune forme espressive. E mi piace, vorrei anche far vedere alcuni caratteri, non per un vezzo filologico, ma perché è interessante anche questo passaggio. La scrittura alfabetica e la scrittura pitto-ideografica giapponese hanno, diciamo, delle coincidenze, degli scarti, producono delle alterità, delle forme di alterità che ci permettono anche di riflettere su che cosa significhi un'identità culturale. Prima sentivamo, Nagasawa pensava che forse se fosse rimasto in Giappone non avrebbe avuto modo di appropriarsi davvero delle proprie radici giapponesi, è solo allontanandosi da sé che ci si vede. E forse noi stessi come italiani, se viviamo qui, se siamo cresciuti qui, per poter capire alcuni aspetti anche della cultura artistica contemporanea dobbiamo fare questo lavoro di decentramento. E questo decentramento può partire, per non iniziare troppo lontano, almeno diciamo dal gruppo Butai, che è un gruppo che Nagasawa conosceva, un gruppo che ci porta già molto vicino anche al tipo di matericità della sua opera. Butai significa concretezza, corpo, tai, secondo carattere, secondo kanji di butai. È una materialità che però non è semplicemente spazialità fissa, materia inerte, corpo statico, ma continuamente sprigiona da sé qualcosa che è dell'ordine, diciamo, dello spirituale. Ci torno poi alla fine su questo punto perché mi pare uno degli aspetti anche più emblematici, più significativi di quest'opera. E anche rispetto al tema dell'idea, dell'ideazione che veniva evocato poco fa. Anche la scuola Monoha è qualcosa che ha a che vedere con questa attenzione ad una materialità che non è solo quella dell'arte concettuale, perché c'è anche una materialità che evoca gli apologhi dello Zen e del Taoismo, che evoca un certo approccio a quella che in Giappone potremmo chiamare Busho, natura di Buddha. Che cos'è il Buddha? Tre libri di vino, una ciotola vuota. Che cos'è il Buddha? Non è una realtà trascendente, non è un concetto, questa è una cosa, la mia terra filosofica, ma mi pare importante, un concetto non è un'idea.
Il concetto è lo strumento proprio della filosofia. Lo strumento proprio dell'arte è il percetto, semmai, ciò che ha a che vedere con uno stimolo percettivo, ma che suscita una ideazione. Idea, i in cinese, in giapponese, l'intenzionalità, l'ideazione, non è soltanto ciò che pertiene al registro logico-concettuale, rappresentativo. Gran parte, anche con esiti meravigliosi, potremmo dire, dell'itinerario artistico occidentale ha lavorato sulla rappresentazione. Representatio, riportare un ens, un pres ens, ciò che sta davanti alla presenza. L'esperienza artistica sino-giapponese non lavora in termini di rappresentazione di un fenomeno che sta là, perché un carattere come quello che in cinese si pronuncia xiang e in giapponese zo è al tempo stesso fenomeno e immagine. Quindi quel gioco analitico che Magritte ci pone davanti quando disegna una pipa e scrive sì, nel paese di un pipa, questa non è una pipa, in un certo senso nel mondo sino-giapponese implode, perché l'immagine e il fenomeno sono una modalità del darsi del soffio energetico, del flusso vitale, contemporaneamente. E quindi la cosa non è mai soltanto una cosa, non perché io me la rappresento, non perché c'è uno sforzo mimetico, ma perché c'è uno sforzo di trasformazione vitale di quell'energia che la cosa sprigiona da sé. La natura di Buddha è questa capacità di avvertire l'esperienza che si fa nell'istante presente. Cosa in giapponese si può dire in modi diversi, ce ne sono due fondamentali. Mono, di cui abbiamo visto appunto mono, ha, letteralmente ha, scuola delle cose. Li Yufan, che era un coreano, poi diciamo nipponizzato, è il grande iniziatore di questa corrente vicina, prossima in realtà. Koto è un altro modo per dire cosa, però è una cosa che in un certo senso è al tempo stesso processo, evento. Noi diciamo in italiano come stanno le cose? Ecco, nella lingua sino-giapponese le cose non stanno mai perché accadono sempre. Le parole sono sempre anche verbi, i sostantivi sono qualcosa che ha un senso incoativo, incipiente, sta sempre per accadere. Non c'è mai qualcosa di statico, non c'è mai qualcosa di fermo. In cinese cosa si dice anche tongxi, est-ovest, potrebbe essere anche nord-sud, alto-basso, yin e yang. Cos'è che è interessante? È la relazione. Non c'è la substanza, non c'è la res, ma c'è la relazione, l'accadimento continuo. E quindi avere a che fare con le cose, avere a che fare con la materia, avere a che fare con la vita, significa avere a che fare con qualcosa che passa, con qualcosa che transita, con qualcosa che non si può trattenere, come non si può trattenere il respiro, lasciando accadere il passare dei giorni. E anche la forma è questo. La forma incontra sempre il suo essere evento. Se noi non sentiamo questo aspetto nell'arte di Nagasawa, nell'arte che proviene da questo tipo di contesto, rischiamo di, come dire, cristallizzare un'esperienza che invece chiede di essere vissuta ogni volta come se fosse la prima. Io vedo appunto un calco di una mano che si stringe a pugno, ma in realtà io sto vedendo il serrarsi del pugno, sto vedendo il riaprirsi del pugno. Dovrei riuscire a vedere quello. Dovrei riuscire a vedere il farsi, l'arrotolarsi, diciamo, l'arricciarsi del metallo, della carta, il concreto accadere di un'idea che è qua. L'estetica occidentale novecentesca ha due interessanti pensatori in Italia, Benedetto Croce all'inizio del Novecento e Luigi Farges alla metà del Novecento, che offrono due visioni quasi antitetiche del processo creativo dell'arte, perché per Croce prima c'è l'intuizione estetica, tutto accade nella ideazione, nell'invisibile dell'animo dell'artista, e poi la produzione è semplicemente un accadimento secondo. Leopardi avrebbe anche potuto non scrivere l'infinito, ma se ce l'aveva dentro lui era un artista, era un poeta.
Pireson dice una cosa diametralmente opposta: non c'è esperienza di creazione artistica se non nel farsi. L'artista scopre facendo, non ha mai già totalmente in sé, nel proprio intimo, una visione compiuta, ma accade con l'accadere delle forme che si manifestano con la sua manualità. Io credo che l'opera di Nagasawa si collochi un po' a metà tra queste due forme, diciamo, di visione estetica della creazione artistica. E quando parliamo del suo rapporto con l'architettura, anche questo sarà un lungo capitolo che apro e chiudo subito con una breve parentesi, un fugace attraversamento, credo che ci sia anche un'attenzione ai modelli e ai canoni architettonici della tradizione giapponese, che naturalmente per esigenze strutturali, per esigenze potremmo dire geoarchitettoniche, non può che essere un'architettura legata anche alla transitorietà, con materiali deperibili ma flessibili, con materiali che accolgono il fluire del tempo. Questo è uno dei grandi concetti che sempre si incontrano quando si studia un po' l'estetica giapponese, wabi, spesso abbinato a sabi. Tutti dicono wabi-sabi, in realtà sono diversi, sono due concetti che possono stare insieme ma non necessariamente insieme. E indicano proprio l'accadere del tempo, la patina che si dispone sul muro, sullo strumento di legno, sulla tazza di ceramica per il tè. All'opposto di un'idea, diciamo, eternizzante della forma creata, che la rende costantemente pulita, libera dalle impostazioni del tempo, che lavora con il restauro, l'esperienza architettonica e artistica giapponese accoglie il cadere dei giorni, il farsi del tempo. E penso che in buona parte delle opere di Nagasawa ci sia anche questo. Perdonatemi se lascio un po' scorrere via questa slide sul concetto di insorgenza condizionata, che è un concetto buddista per me molto interessante, ma non ho qua adesso il tempo per non portarlo via al proseguo della discussione, ma c'è anche qui un eco importante di questa idea di relazionalità. Abbiamo parlato dell'impermanenza, della temporalità, c'è un'idea di relazionalità, tutti gli elementi sono sempre interconnessi, non c'è un'idea di autonomia ontologica dal punto di vista dell'essere, appunto le cose non stanno da sé ma stanno sempre in una relazione all'interno di qualcosa che non è una cosa, di un evento processo che le accoglie, che la tradizione chiama vuoto. L'abbiamo sentito parlare poco fa. Vuoto come sfondo, vuoto come condizione di possibilità del darsi dei pieni, è il vuoto della tazza che accoglie il liquido, il vuoto della stanza che accoglie l'abitare delle persone, vuoto come sfondo originario, come indicibile sfondo da cui ogni dicibile emerge. Qua la mia dimensione filosofica è stata subito solleticata alla citazione di Foucault e di Wittgenstein. Le parole e le cose, anche il linguaggio si dà a partire sempre da uno sfondo di silenzio. Ogni singolo tratto che è la nostra esistenza, di ciascuno di noi, si dà da uno sfondo indicibile da cui emergiamo e in uno sfondo infinito in cui ci reimmergiamo. Questa è la parabola di ogni esistenza, di ogni esperienza artistica. Io insisto molto su questo intreccio perché credo che sia fondamentale pensare l'arte in questo modo, in un'epoca in cui tendenzialmente viene vista come ciò che ci si dedica nella domenica della vita. Ci si occupa delle cose importanti, si pensano ai bot, i broker di Wall Street almanaccano sulle borse internazionali e poi la sera il medico, l'ingegnere, il professore di scuola si mette in pantofole e si gode un bel film. La domenica si va a vedere una mostra. L'arte non è stata questo originariamente, è esattamente ciò di cui ci si occupa quando ci si occupa delle cose più importanti. Quando si vuole andare a fondo del mistero dell'esistere, quando si vuole toccare e entrare in una sorta di corpo a corpo, mi verrebbe da evocare la lotta di Giacobbe con l'angelo, con la possibilità o meno di essere contemporanei a noi stessi.
viviamo il 99% sempre altrove, ricordando, anticipando, ci annoiamo e speriamo che finisca presto la conferenza. Siamo attenti, però cerchiamo di ricordare quello che è stato detto. L'arte è un esercizio di attenzione. Ecco in che cosa anche c'è di zen nell'esperienza. È sempre molto rischioso parlare di zen, perché quando si parla di Giappone tutto diventa zen, tutto lo zen, diciamo un grande contenitore che si fagocita tutto. Però questa è un'esperienza davvero legata alla sensibilità, diciamo, proprio dello zen. L'attenzione al momento presente, non essere distratti, essere consapevoli dell'intervallo, della cadenza. Ecco questo concetto che il professor Corà aveva evocato, ma si pronuncia anche Aida o Kan in giapponese, i caratteri hanno sempre più di una pronuncia in giapponese. Una possibile origine etimologica di questo carattere molto poetica è i battenti di una porta attraverso i quali filtra un piccolo sole o una piccola luna, quindi dei raggi. Questo è tra, che non a caso è una preposizione. Quindi i linguisti direbbero una parola sincategorematica, non è una categoria, non è un soggetto, non è un sostantivo, è ciò che sta tra i sostantivi. È un po' come il buco. Cos'è un buco? È ciò che c'è o è ciò che non c'è? Il logos filosofico occidentale ha sempre fatto un po' fatica ad avere a che fare con questo, perché ha privilegiato le sostanze, ha privilegiato le cose. Invece la sensibilità estetica giapponese ha privilegiato, vedete, queste spaccature. Questo tra che ci fa porre attenzione a non il pieno ma al vuoto, alla connessione, alla commessura, all'interstizio, a ciò che è stata le nostre dita. Nel teatro danza del Butoh si insiste molto su questo. Non concentratevi sulle braccia, sui muscoli, sul corpo, ma ciò che accade tra le braccia e il corpo, tra le gambe, tra le dita. Avvertite questo. Nella tradizione giapponese potremmo evocare tantissimi pannelli, dipinti, esperienze del teatro, no? Questo è Tohaku Hasegawa, un grande pittore del Cinquecento giapponese. Anche qui la cadenza chiaramente è un paravento snodabile, però le commessure delle tavole del paravento alludono a questa dimensione del ma, che vuol dire anche ritmo, quindi è un concetto sia temporale che spaziale. C'è qualcosa di musicale anche nella pittura. La pittura non è solo un'arte dello spazio, è anche un'arte del tempo, perché i pini emergono e si immergono nella nebbia, proprio come la vita che esce ed entra dall'apparire, come la natura che entra ed esce dall'abitato. Il Roji è il sentiero che conduce alla strada, alla piccola casetta da tè, Sukiya. E le pietre non sono regolari, perché bisogna fare attenzione ad ogni passo, se no la camminata diventa automatica, robotizzata. Il paesaggio entra nella stanza e la modifica a seconda delle stagioni. In giapponese si dice shakkei, il paesaggio preso in prestito. Tutto questo ci porta verso qualcosa che, vado alla conclusione, trasforma anche il nostro rapporto tra soggetto e oggetto, tra artista e opera. Una buona parte della tradizione tende ad assegnare una centralità creatrice al soggetto, che dice: questo l'ho fatto io, appongo la mia firma e in qualche misura mi stacco da una tradizione che mi precede per affermare la mia singolarità. Nella tradizione sino-giapponese molto spesso questa sorta di rapporto viene invertito. Bisogna imparare non tanto a staccarsi dalla tradizione, ma a dipingere talmente bene da essere confusi con gli antichi. Questa sorta di archi-originarietà che allude alla ricerca non dell'originale, non dell'originalità, ma dell'originario e dell'originarietà. Una citazione di un filosofo giapponese del Novecento mi sembra molto icastica, l'ho riportata proprio perché nella sua concisione può dire meglio e più di quello che forse una lunga discussione potrebbe esporre. Ciò che è soggettivo, ciò che è individuale, può sempre essere visto come l'autodeterminazione dell'universale.
è il vuoto, è il luogo che si determina nella mia opera, nella mia vita. Io sono l'accadere singolo, irripetibile e unico di questo infinito. Tutto ciò che nella logica del giudizio può essere pensato come essere, e qui evoca la tradizione occidentale, esiste, dal suo punto di vista, come autodeterminazione dell'universale dialettico, cioè come autodeterminazione del luogo. Luogo è un altro modo per dire vuoto, per dire il non determinato, il non pieno, questo sfondo che si realizza dove, quando, ogni volta che emettiamo un respiro, ogni volta che valichiamo una soglia. Ciascun respiro è perfetto da seguire, il primo nella culla e l'ultimo sul letto di morte. Questo è ciò che l'arte ci permette di non di spiegare, non di esaurire, ma almeno di sfiorare, per reggere lo sguardo sul mistero della vita. E per stare in questa continua polarità tra presenza e assenza, tra visibile e invisibile, tra pieno e vuoto, nel mondo cinese evocato dal simbolo del Taiji, Taiji Tu, il diagramma Taikyo in giapponese, dello Yin e dello Yang, che in questi cubi aperti e intrecciati, noi qui potremmo fare un lungo esegesi con quello che ho saltato prima, la nozione di Engi, di coproduzione condizionata, forme che concrescono le une sulle altre, e questo rapporto tra pieni e vuoti che è un rapporto di complementarietà e di inclusione. E allora, per concludere, questa dimensione della natura è una dimensione che c'è in alcune opere, che c'è nella relazione con il taglio, con il frammezzo, con l'intervallo del ma, e che c'è in queste idee di discontinuità o di continuità di discontinuità. Kire Suzuki in giapponese vuol dire letteralmente taglio continuità. Il fiore che è nel campo non viene percepito nella stessa maniera in cui la maestra o il maestro di Ikebana lo fa percepire quando lo recide. Quindi, da un certo punto di vista, lo taglia via dalla sua vita vegetale, spontanea, ma dona una nuova forma di spontaneità. Shizen vuol dire natura in Giappone, vuol dire anche spontaneità. Nella tradizione estetica è il massimo attributo di un'opera d'arte. Oltre Mio, meravigliosa, oltre Shin, divina, c'è naturale, è l'opera che accade da sé, l'opera che è come se si fosse fatta da sé, anche se nella contingenza delle nostre vite ci sono singolarità umane che dedicano tutta la loro vita a fare questo, perché tutte le altre persone possono goderne. E questo taglio continuità è esattamente anche ciò che possiamo vedere in queste sculture, in queste formazioni, in cui c'è elemento naturale, c'è elemento di costruzione artistica, e in cui l'arte, potremmo dire, ancora una volta ritorna alla sua dimensione etimologica, e qua etimologizzo sia dal punto di vista occidentale sia dal punto di vista nipponico. Geido in giapponese, arte, la via dell'arte, allude a un germogliare. Il radicale di gei, lo stesso geisha, persona dedita alle arti, il radicale è la parte che indica, la radice di questo carattere, che indica un germogliare spontaneo, una pianta che sbuca dal terreno. Nelle parole, diciamo, indoeuropee, come l'italiano, come il francese, ma anche l'inglese, arte, art, art, allude a questa sorta di tongo indoeuropeo, RT, che noi troviamo anche in rito, troviamo anche in ordine, perché l'arte è la capacità di conferire forma a qualcosa che altrimenti rischia di fuggire via. Dare ordine non significa bloccare, significa conferire senso, attribuire possibilità di entrare in un rapporto di taglio-continuità con ciò che ci ha preceduto, con ciò che ci seguirà, con tutti i nostri passi e con il nostro tracciarsi delle vite in questo mondo che abitiamo. Mi fermo qua per non togliere.
solo dire grazie per questa bellissima lezione, perché ci ha detto un mucchio di cose veramente profonde e interessanti. Adesso torniamo alla lettura storico-artistica e poi vediamo. Sì, no, le cose messe sul piano della discussione sono enormi, sono veramente, grazie a chi mi ha preceduto, perché danno una possibilità ulteriore di entrare nel discorso e nell'opera di De Tosci. Io ho avuto la possibilità di vederla non all'inaugurazione perché ero fuori, ho avuto secondo me anche la fortuna, cioè, inaugurazioni non si vedono mai le mostre. Sono arrivato qui tempo fa, a maggio, e c'ero solo io. Dico questo perché è molto importante la visione delle opere, soprattutto in caso di opere come quelle di De Tosci, di Nagasawa di De Tosci, come ci ha insegnato a dire. È molto importante perché la dimensione del silenzio, dell'attesa dell'opera è sempre importante, chiaramente. Ma in questo caso, questa mostra, consiglio di vederla nel silenzio, perché dà una possibilità in più all'incontro. Qui ho incontrato delle opere che conoscevo, che avevo anche aiutato Nagasawa già ad allestire, ed altre che conoscevo solamente dai libri. E questa solitudine della visione mi ha dato una possibilità in più forse di comprendere alcuni lavori che non conoscevo. Questo silenzio, questa attenzione si parlava che bisogna avere con l'opera, perché avere un rapporto con l'arte è sempre molto difficile, vacanziero, domenicale, si diceva prima, non credo che sia sempre così, almeno per noi, molti di noi che siamo qui dentro, non è questo. Il problema è sempre instaurare un rapporto con l'opera, e questo, mentre con la contemporaneità è un qualcosa che ci riguarda in prima persona, con l'arte antica siamo abituati, l'arte antica la vediamo fin da quando siamo bambini sulla scatola dei cioccolatini, ha una forte impronta iconografica, storica che conosciamo, e quindi ci sembra più facile avere un rapporto con quella, anche se non sappiamo nulla di quelle opere perché non appartengono al nostro tempo, e il nostro lavoro è continuamente di portarle nel nostro tempo, di farle sentire contemporanee. Con la contemporaneità invece noi abbiamo gli strumenti, e per conoscere, per studiare, per vedere queste opere che ci danno una possibilità, no, di andare a vedere l'opera. Nella contemporaneità abbiamo qualche problema perché abbiamo molti fraintendimenti, non c'è più l'iconografia storica, mitica, religiosa che supporta l'opera, e quindi, come hanno detto molti artisti, l'opera rischia sempre di essere solamente quello che vediamo, perché siamo abituati, perché c'è una similitudine con altre cose che vediamo del mondo, quindi bisogna sempre stare molto attenti all'opera, forse prestare quell'attenzione, perché la vediamo spesso, la incontriamo in luoghi magari che non sono quelli idonei del museo, magari una galleria che non conosciamo, un spazio, una piazza, no? Un giardino certe volte. Quindi. E questo è molto importante, questo riconoscimento critico che ogni volta dobbiamo averlo, nel silenzio, nell'attenzione, e come direbbe forse De Tosci, per distinguere ciò che è da quello che non è. Sparito, andiamo avanti. Anch'io ricordo quando ho conosciuto la prima volta i De Tosci, lo conoscevo di vista, ce l'avevano presentato, ma poi per un'occasione di un incontro che ho fatto a Perugia con lui nel 24 maggio del 2000, sono venuto a trovarlo a Milano, abbiamo parlato, e lui mi ha raccontato, anche se lo conoscevo, questo viaggio, no? Questa, che è una cosa fondamentale, partire da un luogo, traversare in bicicletta tutti questi spazi con le difficoltà che diceva Corà, eccetera, arrivare a Istanbul e trovarsi di fronte a qualcosa che è la regola della musica di Mozart o di chi ha ascoltato.
e quindi la proporzione, la musica, qualcosa che forse appartiene anche a tutta la cultura orientale. Se sentiva forse qualche canzonetta, forse sarebbe tornata indietro, no? Certe altre cose. Ma incontrare proprio Mozart, non so se qualcuno di voi conosce la musica, l'ha cantato, facendo, praticandola anche la musica, si capiscono tutti i rapporti matematici tra le note, molto interessanti, come Vivaldi, come Bach, come anche Beethoven diventa un po' diverso, diventa tutta un'altra cosa che viene dopo. E poi è molto importante che l'ho trovato molto anche grazioso il fatto che arrivato a Milano il caso avesse voluto che finisse il viaggio con il furto di questa bicicletta nel portico, nel fossato di Castello Sforzesco. Ed è interessante questo fatto che si trova all'interno di una realtà operaia che è quella di Sesto San Giovanni del 67, 68, 69. Io la conosco perché ragazzo andava a fare volantinaggio e portare Rinascita nei quartieri operai di Sesto San Giovanni. Rinascita per i più giovani era un grandissimo, importante rivista culturale del Partito Comunista, quindi andare a dare la cultura. Ed era una realtà molto dura, e pensare che in quella realtà così dura nascesse la poesia dell'arte, per me era una cosa bellissima, no? Vedere questi artisti che, io sono arrivato al momento, l'ho saputo dopo, ma vedere che proprio in quella realtà gli artisti trovavano, no, il germoglio di cose nuove che erano interessanti da fare. E proprio in questa situazione incontra Pablo Castellani, Agnetti, l'abbiamo già, una realtà molto viva in un panorama italiano che in quegli anni viveva un passaggio dalla politicizzazione dell'arte che c'era stata negli anni precedenti con tutti i problemi tra l'astratismo e non, e invece la nuova concettualizzazione e l'arte povera che stava nascendo, no? Quindi con situazioni di questo genere. E Nagasawa, come si diceva prima, fa un'opera di azzeramento. Molti artisti lo fanno, molto spesso nella loro vita. Fontana azzera e arriva al buco, no? Azzera qualsiasi cosa. Dada Maino, dopo la strage di Terrazzatar, decide di azzerare tutto. Ma anche Accardi spesso ha detto che lei doveva azzerare tutto in un segno ripetitivo che non, in quel caso non significava niente. E quindi Malevich azzera nel quadrato nero, nel quadrato bianco. Paolini fa il disegno geometrico. Parte da che cosa? Dalla nuova identità. Voglio far vedere questo lavoro qui della firma. Firmare per noi è una cosa normale, ma per un orientale trovare una nuova forma del proprio nome, della propria identità è molto importante. E nell'opera, qui vediamo un frammento di un video di Luciano Giaccari, il fatto di toccare bendato una modella e poi riproporla disegnandola su un supporto, sono tutti dei momenti molto importanti e fondativi. Ma quello che è fondativo, secondo me, è proprio l'opera che abbiamo qui, che è sempre un'emozione vederla apparire, no? Che è lo spazio che c'è dentro la mano. Io lo paragono a una ricerca di identità anche qui, lo spazio dentro se stessi, e si parlava dello spazio tra le dita, ma è lo spazio dentro il proprio pugno, uno spazio che noi non vediamo e che sappiamo che c'è. E forse un atto come quello con cui mi piace sempre iniziare le lezioni, piaceva, ormai non le tengo più, delle lezioni di storia dell'arte, come il primo autoritratto dell'uomo preistorico. Io invito tutti ad andare nelle caverne preistoriche, misurare, senza toccare, la propria mano con la mano dell'uomo preistorico, che non è un'impronta, non è quella che fanno i bambini all'asilo, che fanno, che abbiamo fatto forse anche noi, di sporcarsi le mani, ma è soffiare il colore e poi togliere la mano, che è un processo concettuale profondamente diverso, ma è il riconoscimento dell'identità. E molto spesso gli artisti lo fanno, questo riconoscimento dell'identità, e Nagasawa lo fa proprio con qualcosa che ha dello spazio che non si vede, che ha dentro il corpo. Acconci lo fa mordendosi, no? Il trademark, ci sono tutti gli artisti che lo fanno in maniera diversa. E lui lo spiega qui cos'era, che per lui è comunque il ma.
E poi anch'io citavo questa mostra fondamentale di Aptico, Aptico come toccare la materia. E quindi qui abbiamo sotto il gomito, ma anche la tegola, il toccare il materiale tra finzione e artificio, no? Nella tegola, che sembra una cosa morbida invece elaborata. Oppure questo fatto di pensare a uno sguardo, che è uno sguardo tattile in un certo senso. Io guardo e ci dicono gli psicanalisti, gli psicologi, che io comprendo maggiormente una cosa se so di che cosa è fatta. Cioè, se io ho esperienza di qualcosa tattile, io posso comprendere di più una scultura di un marmo che conosco, di un tessuto, di un'altra cosa. E quindi la scultura pretende anche di avere uno sguardo tattile in un certo senso. Bellissima la copertina con questo. Ma nel libro vengono citati tantissimi scultori, non tutti, ma secondo una linea, tra parentesi anche Bruce Nauman, il lavoro della mano alla bocca, viene citato e messo all'interno da Iole de Sanna, all'interno di questo importante non catalogo di una mostra, perché non è assolutamente un catalogo. E questo ritrovare la possibilità di lavorare se stesso e lavorare la materia, un rapporto con la materia, lo fa per esempio nella citata piroga che era all'Attico, ovvero sia al lago di Ledro ci sono i palafitticoli, no? Ci sono, queste sono le palafitte, sono rimaste una delle cose più importanti della preistoria italiana, e lì nel museo c'è una piroga che è stata tirata su dal lago, che è fatta con un unico tronco, e i Detoshi riscava con gli stessi strumenti, si riappropria di un fare preistorico, anche qui ritorniamo alla preistoria, di trovare la materia. Che cosa? Una barca. La barca che per lui è importantissima, perché è venuto dalla Manciuria, è scappato, no? Pensiamo a quanto è importante oggi anche la barca nella nostra contemporaneità, no? Ci sono artisti che fanno ancora le barche, ricordo quella di Cisce di Zappa, fatta con i vestiti, con le scarpe delle persone immigrate. Quindi è qualcosa che ancora oggi è molto importante. Per lui era molto importante perché significava essere sradicato da una terra e andare a germogliare in una terra nuova dove ha trovato una nuova patria, difficilissima dopo la guerra. E la barca sarà un elemento che qui troviamo in questa parte della mostra, ma anche nella galleria di Abrera. E che questa di marmo nasce proprio, ne parla Iole nel catalogo delle stelline, da cui penso fosse preso anche quel brano di prima, come proprio delle mani, ne parla i Detoshi, le mani che tengono qualcosa, in questo caso portano una pianta, un germoglio. Questo rapporto tra artificiale e naturale è un altro degli elementi fondamentali dell'opera di Detoshi. Poi la barca si evolve, diventa struttura, diventa ottone ricoperto di carta come quella, diventa barca d'oro da essere rovesciata, seppellita nel fiume vicino a Messina, no? Questa che sarà aperta tra 100, no, ormai no, meno, circa 85 anni sarà aperta questa tomba, questa parte. E anche il rapporto tra naturale e artificiale, e qui giù abbiamo i due cerchi che sono identici, apparentemente sono simili, potremmo dire, perché la loro struttura interna data dalla lavorazione, una a ferro caldo e l'altra come a fusione a cera persa, è completamente diversa. È come avessimo due gemelli che sono identici, ma hanno un'esperienza della vita completamente diversa, quindi il loro pensiero è totalmente diverso. Oppure le pietre, che abbiamo sempre anche qui, che trovano una continuità tra l'artificiale e il naturale, ma sempre con la frattura, con questo elemento che c'è nella colonna, no? Questa colonna che è fatta con 11 elementi con marmi diversi, quindi rosa del Portogallo, rosso Francia, bianco di Carrara, giallo di Siena, verde di Guatemala, poi non lo trovate più sui cataloghi delle varie edizioni. E la cosa interessante di questo è che quest'ultimo intervallo della quella che inizia e quella che finisce è infinito, perché si potrebbero congiungere, noi potremmo anche
riuscire non si può fare, ma idealmente diventa un orbus, un elemento di continuità. Però in questo caso questa colonna, stranamente poi ha usato questo termine come elemento di sostegno, come elemento di qualcosa che deve sostenere, no, l'edificio, il tutto, ha una continuità e quindi continua, potrebbe continuare all'infinito, ma in questo caso è indicato in questo. E qui c'è una nuova idea di De Tosci. De Tosci passa da, diciamo, soprattutto negli anni 80, fine degli anni 70, anni 80, dà ancora un'attenzione alla figurazione. Abbiamo Nicchia, abbiamo varie opere, anche Rotolo, in cui c'è ancora presente la figurazione, sempre più a un'astrazione, ovvero sia una semplificazione della forma e che corrisponde a un gioco tra materiale e immateriale, già iniziato con Piramide, la Top of Piramide che abbiamo qui in mostra, ma soprattutto anche col fatto del pieno e del vuoto. La forma geometrica è qualcosa che è importante. Il materiale, soprattutto in questo lavoro, come anche in Serinunte Dormiveglia, è molto importante il materiale, perché il materiale è l'elemento che non porta solo una forma, ma porta, è quello che potremmo dire nella nostra cultura occidentale, l'ornamento. Sarebbe piaciuto sapere se De Tosci avesse mai letto Adolf Loos, no? Nel famoso testo, sicuramente, no? Ma non abbiamo mai parlato, del ornamento e delitto, e poi nell'architettura Adolf Loos guarda certamente la forma, ma non c'è più la decorazione, non c'è più l'ornamento, ma sono i marmi, sono la lavorazione del, come per noi la lavorazione del cemento. Ricercati sempre nelle cave più incredibili per avere delle venature particolari. E proprio questo materiale che stabilisce, quando noi lo vediamo, un rapporto fortemente empatico per la sua natura, non è alcune volte sì, alla freddezza del marmo di Carrara, ma normalmente le venature che sono sempre presenti comunque nel suo lavoro, c'è sempre un rapporto empatico di una materia che si vede, non è la materia canoviana, neoclassica. E però questo lavoro qui, Serinunte Dormiveglia, ci apre un capitolo diverso, perché il De Tosci parla del momento del Dormiveglia, lui quando faceva meditazione diceva c'è il momento, ma non è più proprio Dormiveglia, qualcosa che sta tra sempre, tra le due cose. Ipnagogico. E com'è? Ipnagogico. Ipnagogico, che è un momento che per esempio abbiamo anche in De Chirico, quando De Chirico parla del primo quadro metafisico, non sta in dormiveglia ma sta febbricitante, no? Non è malato ma non è ancora sano, no? Quindi è convalescente, quindi ci sono c'è la visionarietà metafisica in quel caso di De Chirico. Ma in questo caso questo dormiveglia permette di avere, lui dice, un tempo zero. Che significa tempo zero? Lui dice il tempo in cui si ferma il tempo e appaiono le idee, c'è la possibilità di prenderle, analizzarle e poi svilupparle dopo. Quindi questa è la meditazione che permette questo. E in base però a una riflessione che ho cercato di fare questi giorni, in base a quello che ci dice l'astrofisica, il tempo è qualcosa di assolutamente relativo, il tempo nello spazio in realtà non esiste, no? Esiste lo spazio-tempo, ma più noi ci allontaniamo dalla Terra, più il tempo diventa veloce. I nostri astronauti che sono nelle navicelle o che vanno hanno un tempo velocissimo, vivono molto più velocemente di noi, mentre se noi dovessimo andare al centro della Terra, in questa profondità c'è proprio il tempo zero, non c'è il tempo è fermo, no? Al centro della Terra, perché la gravità annulla, e nel buco nero non c'è il tempo, c'è il tempo zero nel buco nero. E questo fatto di avere questo tempo zero è qualcosa che in Hideyoshi Nagasawa è interno anche qui, è qualcosa che riguarda proprio l'animo interno, questo tempo che permette poi alle idee di costruire, no? Lui dice tempo zero è la via che congiunge due mondi, no? Per lui è quello interno e quello esterno, è sempre
congiunzione nel lavoro di Toshi, sempre mettere insieme le cose. E voglio citare a proposito del ma e del materiale, questo paravento S che ha fatto a Cassino, che è un elemento geometrico razionale, preso un cubo su in montagna, sopra le cave, una cava quasi dismessa, questo materiale particolare, viene diviso in 9 parti, quindi diventano 9 pilastri, e ogni pilastro è tagliato longitudinalmente, cioè diagonalmente, e poi viene ricomposto seguendo i disegni. E quindi nasce quella decorazione, quell'ornamento, quel paravento. Prima abbiamo visto il paravento che stava nel teatro, in questo caso diventa un paravento. Noi vediamo, il marmo ci dona la visione dei campi con le risaie, un lavoro pazzesco secondo me, in cui questo semplice lavorare con la materia, è a Cassino, al Museo di Cassino. 4 metri? Quanto è alto? Meno di 4 metri. No, meno di 4 metri, però 3 metri, 3 qualcosa sì. Sì, sì. Tre qualcosa, perché non si riesce a toccare, insomma, sicuramente quasi 3 metri, ed è allo sviluppo, quindi è un S, quindi paravento S, insomma, ho cercato di farlo vedere, ma... E naturalmente poi il materiale può essere, noi abbiamo parlato in questo caso di levità, opere in cui c'è questa idea della levità, io l'ho chiamata levità in un testo anni fa, in cui proprio la materia non corrisponde più all'esperienza che noi abbiamo di pesantezza. Il cubo naturalmente è in pieno, qualcosa è il cubo in cui secondo me c'è il nero di Malevich di dentro, come sempre nelle opere, e questo cubo che ci troviamo all'ingresso, ma vi ci dà un altro elemento in cui c'è il vuoto, ma c'è anche la leggerezza, sono tondini di quelli di edilizia, i tondini che reggono questa precarietà di questo elemento, è un qualcosa che si muove. Leggermente può oscillare, se si tocca, se mentre si montava oscillava, certamente perché i tondini sono alti, flessibile. In questo caso è alto 3 metri, non è un cubo, però c'è quel vuoto, c'è quel chino, la leggerezza, la precarietà, quel fatto anche di finitezza ma non finitezza. Il De Toschi si rende conto sempre, secondo me, nelle opere, che l'opera non è mai esatta fino in fondo, l'uomo la fa esatta, ma c'è la caducità del mondo, c'è la sbeccatura, c'è un qualcosa che ci richiama sempre a una caducità come in Dormiveglia o in altri. E poi c'è il vuoto, naturalmente, ne si è parlato prima, anche nei disegni presenti, sempre i materiali che vengono messi uno vicino all'altro, quindi vari elementi che ci permettono di avere sempre questo equilibrio, no? E lui dice proprio nel 2002, la gravità si riduce se cresce la massa, occorre caricare il peso, altrimenti non si percepisce il senso di qualcosa che galleggia. Tutto si gioca sul limite, no? Il limite di quei recinti richiamati prima, delle soglie, del passaggio, sempre. E quindi c'è questo rapporto. Eccolo qui, De Toschi, che lavora con loro. Io mi fermo qui, poi se... solo che nella mostra, per motivi di spazio, ovviamente non abbiamo potuto esporre le opere più monumentali, quelle dove appunto questo paradosso della leggerezza che viene fuori quanto più carico, quanto più materiale c'è, quanto più ingombro ho portato nello spazio, tanto più la scultura deve volare, no? Deve darsi come immateriale. Se lo facesse nelle piccole dimensioni questa sensazione non sarebbe così forte, e quando lo fa queste cose geniali, no? Appunto agganciate a un pilastro e poi che corrono lungo lo spazio. Noi volevamo esporre il Libellula, però non abbiamo trovato lo spazio, che è lunga 6 metri ed è un elemento dinamico, un arco
che incontra, sembra appunto leggerissimo, incontra un paravento altrettanto leggero. Ecco, questa era la cosa che più salta all'occhio nell'opera recente di Nagasawa e che qui è mancata. E l'altra cosa che vorrei aggiungere è in questa logica di creare equilibrio all'interno della scultura, che non è mai un corpo unico, non è mai un corpo con un suo unico pondus, è sempre un insieme, una sovrapposizione, un intreccio di elementi pesanti, eccetera, non c'è mai nessuna connessione stabile, è tutto sempre riconvertibile, non solo per motivi strutturali di allestimento dell'opera, ma proprio per la scelta, per la natura dell'opera, non c'è mai niente di fatto per sempre, come appunto si diceva appunto con parole molto più pregnanti. Nagasawa mette sempre il divenire nella scultura, nell'opera, non c'è mai niente di tanto. Finito. Appunto. Tutto è sempre indefinibile, finibile, non so come possiamo. Ecco, questo elemento, che appunto è quello che mi salta all'occhio per motivi appunto di spazio nella mostra, non c'è, ma ci sarà, ne parleremo nel catalogo e faremo. Però c'è sempre una sottezza dell'opera che sta lì un tempo in moto, non c'è sì, mai nella, al terzo piano si vede con le sculture appoggiate, solo appoggiate una sull'altra, in dimensioni minori, come anche la scultura che ho appena citato, c'è ovviamente, però ecco, non dà questa cosa di monumentalità paradossale, di antimonumentalità che hanno molte opere recenti. Bene, allora grazie a tutti e tre per questa bellissima lettura policentrica, come si dice, multipla sull'opera di Nagasawa, che è ovviamente un'opera che si presta a questa lettura molteplici. E niente, se ci sono delle domande, noi saremo molto felici di rispondere. No, io volevo approfittare, ma non so se commetto un errore, francamente. Vorrei chiedere a Rioma, posso chiederti una cosa, Rioma? Che cosa ti ha detto Hidetoshi dicendo, quando tu lavoravi con lui, che era importante per lui quando si esponeva un lavoro? Qual era l'aspetto importante per lui? Cosa bisognava che divenisse fortemente apparente, come dire, che si rilevasse come significativo e così via? Qual era, diciamo, il sentimento che lui voleva trasmettere attraverso tutto l'esposizione dell'opera e quindi tutti gli accorgimenti, tutte le... È molto prezioso quello che ti chiedo. Sì, no, in realtà è una cosa molto semplice, ma non è che non me l'ha spiegato in poche parole, ma a furia di installare. Certamente. Quindi intanto l'installazione era molto importante e poi io provo a dirla, ma non so se poi è giusta, che non fosse un'installazione ferma, che non si equilibrasse perfettamente, che creasse magari anche questa tensione, come avete anche detto. Ho sempre percepito che nelle installazioni, nel lavoro, vi ho visto lavorare, no, entrambi, mi sembrava che ci fosse sempre il pronunciamento e anche l'affrontare una dimensione di rischio che si voleva che fosse presente. Ho percepito sempre questo. Allora, in giapponese c'è un termine che in italiano, tradotto in italiano, non rende molto bene, però è a rischio della vita, e non si capisce lì. E così doveva essere sempre. Sempre al limite, sentivo questo, no? Diciamo che da un momento all'altro poteva cadere tutto oppure scombinarsi tutto, però diciamo era per un equilibrio da questa regia sul rischio, come dire proprio. Io non sentivo molto durante
l'installazione quando c'era lui, dopo a rischio della vita. Però anche lì, a fuori di installare, ogni volta mi sembrava che andasse bene, e invece poi si smontava e mi rendevo conto che era diverso, che era migliore, comunque funzionava di più, e quindi questa sensibilità che non avevo, ma piano piano, almeno con le sue opere. La cosa del rischio è sempre, perché se non, come tanti hanno detto così. Grazie. L'arte rende vita. Viva Nagasawa.